oltre 70 aziende diverse per più di 160 persone coinvolte, imponenti le forze organizzative messe in campo dalla società di consulenza e formazione Armonia di San Donà di Piave per la giornata dedicata alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha visto la collaborazione dell'associazione di categoria Confapi Venezia e di Apindustria Servizi, sede di tutte le attività l'azienda Tergas di Noventa di Piave. Il 2021 ha fatto registrare all'incirca 500.000 di infortuni sul lavoro, di cui purtroppo 1.200 risultano mortali. Chiaramente da questo dato vanno scorporati anche gli infortuni cosiddetti in itinere, ma comunque rimane un dato molto importante. Questo testimonia proprio il fatto che giornate di formazione come questa sono indispensabili, perché, come ci ha ribadito oggi lo SPISAL che ci ha fatto visita e il Dipartimento Prevenzione dell'AS4, è importante la formazione teorica, ma la formazione pratica, la messa in pratica delle prassi deve diventare la cosa più importante nella formazione per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. La giornata si è articolata in 11 diverse isole dedicate all'utilizzo di attrezzature e macchine da lavoro, oltre alla sicurezza dei lavoratori su rischi specifici come primo soccorso, antincendio, addetti ad attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento, lavori in quota e altri rischi come stress da lavoro. Capiamo anche tutti i giorni lavorando nelle aziende che è mettere in pratica quello che si fa anche nella parte teorica, nella parte di formazione, ma quotidianamente nelle indicazioni e nelle procedure che le aziende danno ai propri lavoratori, c'è la necessità di andare a vedere e ad addestrare nella pratica quello che si fa quotidianamente. Applaudiamo questa iniziativa perché sappiamo che la formazione degli operatori delle aziende, coniugata soprattutto all'addestramento, è fondamentale per la riduzione dei rischi. Qui oggi si fa soprattutto addestramento. Oggi non basta solo dare il lavoro ai dipendenti, ma bisogna anche creare un ambito di sicurezza. Ne parliamo tanto e magari a volte facciamo poco. Io penso che la sinergia tra privato e pubblico su questo sia fondamentale. In qualità di presidente di Confapi Venezia ho l'onore di essere stato al tavolo alle grandi stazioni di Venezia, dove tutti i sindacati datoriali e le parti sociali hanno firmato il piano strategico 2021-2023 per la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come deliberato dalla giunta regionale. Questo è un passaggio importante perché stabiliamo un principio, che è quello della collaborazione tra parti sociali, imprese, organi di vigilanza e politica per tutelare la salute e garantire che il luogo di lavoro sia il luogo più sicuro per i dipendenti e per i collaboratori e comunque per chi sta e lavora in questi luoghi.